Ehi la ciurma, io sono Marzio Testa e questa è la mia recensione per Turmoil. Turmoil è un simpatico gioco proveniente dal temuto Early Access di Steam, rilasciato ad inizio giugno dagli olandesi di Gamemuse, che ovviamente ringrazio per la fiducia concessami. Turmoil, titolo strategico dai ritmi non particolarmente frenetici, ci vede protagonisti della corsa all'oro nero negli Stati Uniti dell'Ottocento. La campagna principale, che ci introduce pian piano ai vari aspetti del gioco, dura una decina di ore abbondanti e si suddivide in quattro parti in base alla conformazione della mappa. Saremo in competizione con altri tre imprenditori per cercare ogni anno di scavare più petrolio, venderlo meglio ed aggiudicarci l'asta ai migliori pezzi di terra. Ogni anno è un livello e corrisponde ad un appezzamento di terra. Inizieremo assumendo dei rabdomanti per scoprire il luogo dei giacimenti, per poi iniziare a trivellare e trasportare il petrolio nei carri fino ad una delle due aziende, la left e la right, posizionate appunto a sinistra e a destra dello schermo. I due compratori sono in competizione ed entrambi i prezzi fluttueranno notevolmente durante l'anno. Dovremo quindi costantemente controllare non solo a chi stiamo vendendo, ma anche a quanto. Nel frattempo, ovviamente, l'impegno principale sarà di sondare il sottosuolo in cerca di altre sacche con petrolio da estrarre e vendere. In alto a sinistra, inesorabile, ci sarà poi il giorno del calendario che scorrerà indicandoci quanto tempo ci resta per concludere il livello. Tra un anno e l'altro possiamo fare un giro per la cittadina a caccia di aiuti per il livello successivo. Lo stalliere può venderci migliorie per i cavalli ed i carri, l'inventore nuovi metodi per trovare il petrolio, il meccanico migliorie per condotte e trivelle, mentre al saloon possiamo corrompere alcune persone per avere dei favori. Infine c'è la banca, che concede dei prestiti qualora avessimo gestito male le nostre finanze. Il gioco è frizzante, carino, leggero e non troppo impegnativo, con grafiche sonoro senza infamia, ma nemmeno lodi particolari. Il prezzo d'acquisto, di 10 euro, è poi totalmente ragionevole per quello che ci offre. La rigiocabilità è potenzialmente infinita, anche grazie alla modalità gioco libero, ma fino ad un certo punto. Dopo una campagna composta da livelli con differenze abbastanza minime, nonostante le varie peculiarità delle zone, il trivellare viene a noia per la sua ripetitività. E poi da sottolineare quanto l'intelligenza artificiale degli altri petrolieri non sia particolarmente aggressiva ed efficace, permettendoci di concludere vittoriosamente la campagna senza troppi grattacapo. Anche per questo è stata aggiunta una modalità più difficile, sbloccabile dopo aver vinto la prima run. Sinceramente non ho avuto il tempo di sperimentarla, ma pare che porti la sfida ad un livello più pari. Il peccato è di non poterla selezionare all'inizio. Una nota a parte devo farla per la localizzazione in italiano. Nel gioco non ci sono dialoghi audio, ma i testi sono tradotti in modo superbo. Il traduttore di Gamemuse non si è limitato ad una traduzione letterale, ma ha cercato anche di rispecchiare lo stile e le caratteristiche che l'inglese dava ai personaggi che popolano la cittadina. Mi è capitato di trovare solo una piccola svista in un testo alla fine della campagna, ma non sono passate neanche 24 ore dalla mia segnalazione alla patch che la correggeva. Io quindi mi sento sicuro nel consigliarvelo, ma con un'avvertenza. È un titolo che esprime al meglio il suo potenziale se preso piccoli morsi di un paio di livelli alla volta, magari come diversivo da qualche gioco corposo. Come ho già detto, rischiate di trovarlo troppo ripetitivo se ne fate indigestione o se ci giocate troppo spesso. Io vi invito a lasciare un mi piace ed un commento. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!